Abbiamo Francesco Zeffiri, presidente dell'Associazione Culturale Vitruvians. Come è nata questa associazione? L'Associazione Vitruvians è nata nel 2010 da 5 ragazzi che avevano la passione per il teatro, ma anche per una serie di progetti culturali e di formazione, e si sono resi conto che pur essendoci tante realtà in giro in Puglia, mancava effettivamente un luogo dove si affermasse la totalità dell'uomo, cioè una serie di aspetti che vanno a formare l'essere umano, vanno a creare quella serenità, quell'equilibrio che sono alla base poi di una buona esperienza di vita. E così è nata Vitruvians, recuperando l'immagine dell'uomo vitruviano a 360 gradi, impegnato su più campi. L'idea che avevamo è che un artista, un attore, un cantante, un personaggio dello spettacolo, ma anche una persona che si interessa semplicemente di cultura, non debba per forza fare una scelta di vita, cioè non debba dedicarsi a tempo pieno a questa attività, ma possa parallelizzarla ad altre cose, quali il lavoro o piuttosto che lo studio. All'inizio portavamo avanti, diciamo, dei progetti culturali di ampio raggio, anche sociali. Poi abbiamo deciso di far nascere all'interno dell'associazione una compagnia che si è occupata da subito di musical. Il nostro primo spettacolo è stato Il Piccolo Principe, il musical. Man mano negli anni questa compagnia si è ingrandita, ha introdotto una serie di figure tecniche e palcotecniche, quindi come costumisti, scenografi. Abbiamo portato in scena Cats Remix, una versione rieditata del celebre musical Cats, e poi il nostro primo inedito nel 2013, Midnight in Chicago. Si è conclusa poi da poco la stagione in cui abbiamo portato in scena 4 spettacoli differenti. Quindi al momento l'associazione ha un grosso settore, che è quello del settore spettacolo, il settore teatrale, conta circa 30 membri, ognuno con delle caratteristiche, delle competenze diverse. E siamo impegnati in una serie di progetti culturali e anche di natura teatrale. Come on, baby, what don't we pay the town? And all that jazz and gone douche police and all my stocking down. Domenico Indiveri, attore della compagnia culturale Vitruvians, parlaci della vostra stagione teatrale. Allora, come ha già detto Francesco, la nostra stagione teatrale è iniziata nei primi di dicembre, 3-4 dicembre, riportando lo spettacolo Midnight in Chicago, che è stato il nostro cavallo di battaglia quando lo portammo all'Abeliano, e poi portando altri 3 spettacoli del tutto inediti. E subito dopo Midnight ci fu Life 95, che fu fatto in collaborazione con il quartetto Guadagnini, che è un quartetto d'archi, che portò 2 opere di musica classica e accompagnate poi da degli inserti di danza. Portarono Beethoven e anche Smetana. Il terzo spettacolo invece fu un altro inedito sempre della nostra compagnia, questa volta però totalmente di prosa, quindi uno spettacolo teatrale al 100%, chiamato Processo a Maria Antonietta. Uno spettacolo molto incentrato sulla figura di questa donna, il cui scopo dello spettacolo era quello di fare un paragone tra quella che era la figura della regina Maria Antonietta rispetto alle nostre figure politiche odierne, quindi un vero e proprio processo a quella che è la realtà, facendo un vero e proprio paragone con quello che è stato invece il periodo della Rivoluzione Francese. L'ultimo spettacolo che ha concluso la stagione il 15 gennaio è stato Studio sul Grande Gatsby. Ovviamente ispirato all'ultimo film riguardante l'opera di Fitzgerald, appunto Il Grande Gatsby di Baz Luhrmann, l'abbiamo presentato in una forma, in un linguaggio diverso rispetto ad un solito spettacolo teatrale, bensì come teatro-danza, ossia per metà recitato, quindi con dei veri e propri attori che facevano parti che seguivano la trama dello spettacolo, e poi con dei ballerini più specializzati che invece avevano
il compito di esprimere quello che a parole non si poteva esprimere se non con i movimenti corporei, così riportando quanto meglio possibile le tematiche o il messaggio di Luhrmann. E così si è conclusa la nostra stagione, speriamo di ritornare quanto prima. Adesso Antonella Perrone, vicepresidente della Compagnia Culturale Vitruvians, che ci parlerà dei progetti futuri. Dopo una stagione teatrale così ricca, abbiamo sentito l'esigenza di ritornare un po' alle origini di Vitruvians. E questo è il motivo per cui in questo periodo ci stiamo occupando di riprendere l'aspetto sociale e l'aspetto didattico. Quindi abbiamo proposto un laboratorio didattico, laboratorio teatrale presso una scuola di Bari, ma soprattutto ci stiamo focalizzando sulla stesura e la presentazione relativa al pubblico di un libretto. Un libro che è un'estensione del lavoro fatto sullo spettacolo studio sul grande Gatsby. Proprio perché lo spettacolo aveva utilizzato una forma così innovativa, ossia quello dello studio sull'opera, e aveva preso delle tematiche così profondamente umane, così vicine insomma alla natura dell'uomo, abbiamo ritenuto che il lavoro non fosse ancora finito, che avessimo ancora come associazione, come membri, ancora molto da dire. Per questo motivo abbiamo in cantiere questo libro, che non è tanto una cronistoria di come siamo arrivati allo spettacolo teatrale, ma è ancora un voler cercare di dare significati a quest'opera che è stata così pervasiva per noi, sulle note di queste musiche così evocative, che avrà come esito una presentazione al pubblico, un evento che porteremo nella città di Bari prossimamente. Proprio perché, dicevo, stiamo cercando di ritornare anche alle origini di Vitruvians, quindi con un comparto didattico molto forte, abbiamo proposto a una scuola di Bari un laboratorio didattico che porterà al termine del percorso didattico in scena La gabbianella e il gatto, un'opera chiaramente teatrale portata dai bambini di questa scuola. Non ci fermiamo qui, Vitruvians è un'associazione sempre molto ricca di idee, soprattutto perché le idee non vengono tanto dall'esterno quanto dai singoli membri dell'associazione. Abbiamo in cantiere un'idea, un nuovo progetto di musical sulle note degli anni 50, una commedia degli equivoci divertente e comica. Per tutti questi progetti di cui abbiamo parlato e anche per quelli futuri che andremo a sviluppare, potrete trovare tutte le informazioni seguendoci sulla nostra pagina Facebook Asvitruvians oppure sul nostro sito web www.asvitruvians.wix.com. All'interno del sito ci sono una serie di sezioni dedicate ai progetti futuri con immagini e video e anche ai progetti ovviamente del passato che ripercorrono quella che è stata un po' la nostra storia.